Buon salve ragazzi e benvenuti in un nuovo fantastico episodio di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ci eravamo lasciati l'ultima volta che avevamo affrontato il cattivissimo tranello del diavolo e abbiamo iniziato a fare la lezione di volo. Ma adesso dobbiamo fare due cose come minimo: andare a giocare con Rowan nel cortile. Giocare a Go Bigger, il fantastico gioco che a me non piace per nulla, dei maghi, in cui devi fare cose strane, ma adesso che in italiano magari riusciamo a capirlo molto meglio, perché quando era in inglese, ci giocavo in inglese, era un pochettino strano e non capivo bene che cosa bisognava fare. Quindi andiamo subitissimo a giocare con Rowan. Rowan, amico mio, ti odio. Grazie dell'invito, Rowan. Dopo tutto quello che è successo con Merula e Piton, mi ci voleva una pausa. A Hogwarts non dovrebbero esserci bulli che per poco non ti fanno secco. Qui dovremmo soltanto imparare la magia e divertirci. Aspetta, ti avevi giocato con biglie! Io ci giocavo sempre alla piantagione. Che culo! Soprattutto perché io non sono abbastanza forte da aiutare con i lavori manuali. E allora a cosa servi? A cosa servi? Sarà divertente giocare con qualcuno, per una volta. A proposito, grazie per avermi aiutato a mettere a posto le cose qui. Non preoccuparti. È bello avere un amico che mi capisce, che può spiegarmi tutto su Hogwarts. Sì, ma potevo farlo anche da solo piuttosto che avere Rowan. Vorrei poter spiegare anche perché Merula è una tale bulla. Ho fatto delle ricerche sulla sua famiglia per provare a capire perché agisce in questo modo. Cerchiamo solo di rilassarci e mentre giochiamo puoi dirmi cosa hai scoperto su Merula. Alziamo leggermente il rumore. Fantastico! Il gioco delle gobbie richiede un'altissima destrezza e abilità manuale. È un po' come il gioco delle streghe dei babbani, eccetto che ogni volta che si fa un punto, il perdente riceve uno spruzzo in faccia. Uno spruzzo di cosa? Nessuno lo sa, ma puzza da morire. Interessante. Se questa interazione andrà bene, la tua amicizia con questa persona migliorerà e potrete andare insieme all'avventura. Ok. Gli attributi di livello alto miglioreranno la tua probabilità di successo. Ok. Ah, e ci costa soldini. Questo credo sia una novità. Non mi sembra che nella versione beta ci costasse soldini, ma direi che ora hanno aumentato, tipo, hanno messo un qualcosa con una specie di tipo aumenta l'amicizia con le persone. Hogwarts mette più paura di quanto immaginassi. Tranquillo, Rowan, andrà tutto bene, ti farò uccidere io. Scusate. Buona fortuna, Rocky. Le uniche volte che perdo a gobbie sono quando mi distraggo. Guarda, c'è un uccellino! Allora, ogni interazione ha uno scopo diverso. In questo caso fai colpo su Rowan vincendo a gobbie. Ok. Se vuoi battere Rowan, il modo migliore è farlo distrarre. D'accordo. Hai sentito qualcosa? Ah. Ah, ora ho capito! Tutto quello che facciamo sotto in realtà era una distrazione. Hai giocato bene, Rocky, avrei potuto contrastarti se non fossi stato così distratto. Grazie, Rowan. Credo di iniziare a capire le gobbie ora. Più una scelta fa perdere la tensione, più sarà. Ok, va bene, d'accordo, d'accordo. Ogni diamante aggiunto migliorerà le tue amicizie, d'accordo. Ti piace gobbie? Parliamo del legno delle bacchette. Boom! Distratto una marea. Ingegno più 2. Stai andando bene, Rocky. Non vincerò mai se continui a distrarmi. Ok, sembra la tua strategia sta funzionando. D'accordo. Entriamo nel club di gobbie. Io parlerei invece delle abitudini di studio. No! No! Assolutamente! E quello era inglese. Però abbiamo più 2. Abbiamo più 2. Attenzione, speravo di distrarlo un pochettino. Non riesco a credere che potresti anche vincere. Beh, la biblioteca è bruciata, lo distrarrebbe un sacco, credo. Sì, la biblioteca è bruciata. Uno come Rowan. Non si può dire che la biblioteca è bruciata a Rowan. E abbiamo fatto, abbiamo vinto contro Rowan. Mi hai battuto, Rocky, sei stato molto bravo per essere la prima volta che giocavi a gobbie. Quindi. Ah, ci sono i livelli di amicizia, eccolo qua. Oh, i livelli di amicizia. Mi sa di una cosa noiosa, secondo me. Non lo so. Potremmo andare a vedere più avanti cosa succede. Siamo a livello 2 con Rowan. Bella partita, Rocky. Alcuni pensano che le gobbie siano un gioco da imbranati. Invece, secondo me, sono il quidditch dei maghi riflessivi. Grazie per aver giocato. Non
sono mai stato bravo a fare amicizia, ma non si fa amicizia giocando a gobiglia. No. Io e te abbiamo fatto amicizia fin da subito. Che fortuna. Di solito mi ritengono un inutile pappamolle e un secchione bizzarro, ma io e te siamo strani allo stesso modo. Io non sono un pappamolle, io non sono bizzarro, quindi no, siamo completamente diversi. Senza offesa. Lo prendo come... Ma cosa prendi come un complimento? Rocky, capisci che... Eccola. Eccola, la rompipalle. Ma che meraviglia! Ciao, Balboa! Vedo che stai meglio di quanto mi aspettassi dopo lo scontro con il tranello del diavolo. Non c'è mai nessuno che ascolta questi discorsi, eh? Mentre tu ti strastullavi con la tua piantina, io ho fatto qualche ricerca su tuo fratello. Perché non mi lasci in pace? Perché tu, come lui, sei una minaccia per Hogwarts e nessuno di noi sarà al sicuro finché starai tra noi. Ma di cosa stai parlando, Merula? Il fratello di Balboa non è stato espulso solo per aver messo in pericolo la scuola in cerca delle sale immaginarie. Non erano maledette? È scomparso subito dopo e in seguito si è scoperto che lavorava per... Vabbè, ma lei è una sepevede. Per Voldemort! No, non puoi pronunciare quel nome. Devi chiamarlo colui che non deve essere nominato. Io dico quello che mi pare piace. E ti troverà subito. Stai mentendo, mio fratello non ha nulla a che fare con colui che deve essere nominato. Che non deve essere nominato. Non mi stupisce che i professori parlassero di te prima del banchetto. Si chiedono se anche tu sei al servizio del Signore Oscuro. Ah. Allora, o rileviamo rivela i suoi segreti. I segreti di chi? I miei o i suoi? Non capisco. Però voglio saperlo. Non dovresti menzionare colui che non deve essere nominato. Considera la storia della tua famiglia. Oh mio Dio, mi ha fatto arrabbiare. Tu non sai proprio niente di me. Grazie alle ricerche di Rowan, so che i tuoi genitori sono stati imprigionati ad Azkaban per essersi schierati con colui che non deve essere nominato nella guerra dei maghi. Ora capisco finalmente perché sei sempre di cattivo umore. Perché non ti ritiri da Hogwarts e risparmi a Grifondoro e al tuo amichetto l'imbarazzo di essere associati al tuo nome? Hai solo paura che sarò migliore di te. Paura? Ti affronterò a duello qui e ora. Lanciamo un incantesimo, lanciamo Lumos, guardate. Lumos! Ah, devo ancora farlo, giusto. Lumos! Sbaglio sempre i tempi di questa cosa. Ora, Lumos! Wow! Patetico! Ci dirà sicuramente. Patetico! Eccolo lì. Flipendo! Che poi, una cosa che mi sono sempre domandato. Ah no, stavolta lo attacca a noi. Se non sbaglio nella beta... Attacca il nostro amico. Studia qualche altro incantesimo, Balboa, e magari la prossima volta avrai un avversario decente. Maledetta Merula. Siamo pronti a iniziare. E presto ci sarà un duello con quella malefica stregaccia. Merula non ci lascerà mai in pace, a meno che io non impari altri incantesimi e trovi qualcuno che mi insegni a duellare. E quindi molto presto dovremo assolutamente duellare. Attenzione, qua potrai controllare le tue amicizie. Con un'amicizia più forte più amici ti accompagneranno in più avventure. Eccoci qua. Abbiamo Rowan, abbiamo Ben. Spoiler! Abbiamo Penny. Spoiler, Bill. Spoiler, Nymphadora Tonks. Tulip Karasu, non so chi sia. Durante, ma perché mi spoiler di tutte queste cose? Ma è un serpeverde, io non voglio amici in serpeverde. Ok, adesso andiamo a fare una lezione di scope e poi diciamo che potremo finire qui per oggi perché abbiamo fatto un sacco di cose. Evochiamo la scope e ricompensa più un limite di energia, interessantissimo. Bentornati! Dopo essermi limitato a osservarvi durante la prima lezione, ora vi insegnerò a chiamare la vostra scopa. Prima di chiamarla però dovrete imparare a averne una. Al banco per la cura delle scope. Molto interessante, questo non c'era prima, quindi possiamo prenderci cura delle scope. Ok, mettiamo a posto tutto, dobbiamo domandare a Rowan delle cose a caso, insultare, chi stiamo insultando? Ehi Merula, credo che tu sia un incantesimo per renderti meno fastidiosa, lol. Perché continui a farmi domande serie? Perché io, a differenza tua, faccio cose interessanti. Mamma mia, quanta energia ci vuole? Una marea di energia. Oh, ricompensa. Direi che prendiamo 10 punti di coraggio.
Un bello strato di lucido ti farà una grossa mano. Oh, ti darà una grossa mano. Ah, questo è un... Lucidiamo! Abbiamo lucidato la scopa. Ma in questo modo però così scivoliamo dalla scopa. Credo. Sì, un lucidino qui, un lucidino là, tata. Oh, perfetta. Ma hai saltato tutta la scopa praticamente. Ma... 10 punti coraggio di nuovo. Perché lucidare la scopa ci vuole del coraggio, in effetti. E adesso prepariamoci a evocare la scopa. Bisogna evocare la scopa. È ora di allenarvi a chiamare la vostra scopa. Alzatevi in piedi, sollevate la mano destra e dite su. Ma se io fossi mancino? Come faccio? Secondo me non mi basta l'energia. Ma perché devo ascoltare Merula? Bene, adesso che abbiamo finito l'energia, vi faccio vedere come fare a prendere altra energia. In questa stanza trovate l'energia cliccando sul caro amico bastoncino che troviamo il piccolo Thor che ci aiuta, mentre andando nelle altre stanze, salendo in su, vediamo. Troviamo l'energia toccando questo carissimo amico elfo domestico, Gnammi. Troviamo anche l'energia nell'altro piano, qua, accendendo la lucina che è spento. Ricordate di mettere un bel mi piacione e di seguirmi nel mio canale Telegram per nuove novità. Nelle sale occidentali troviamo energia andando qua a guardare questo carissimo amico quadretto. E per finire c'è un'ultima pallina di energia in questo quadro qua in alto. Ok, abbiamo trovato l'energia che c'era necessaria, sperando che basti. Sperando davvero che basti, ma non ne sono così tanto sicuro. Ma sapete che vi dico? Che qua intanto non succederà nulla, perché è soltanto una lezione. Quindi direi che per oggi il video finisce qua. Io ora qua finirò la lezione e metterò a posto un po' di cose, magari farò qualche altra lezione per aumentare un pochettino l'energia. Ci vediamo al prossimo video per continuare la storia. Mi raccomando, un bel mi piacione. Ciao!